Buongiorno a tutti. Oggi faccio un po' di pulizia in tutta la casa e niente, cambio lenzuola adesso e metto via a lavare anche trapuntino perché siccome noi dormiamo sempre con le finestre aperte la notte, stavolta ho sentito un po' di freschino, mi sa che dobbiamo metterci una copertina un po' più pesante, ecco. Niente, mettiamo a lavare tutto. Il materasso questa volta non sto neanche a aspirarlo perché l'avevo fatto una settimana fa. Niente, cambio lenzuolo intanto. Thank you.
Preferisco pulire la polvere con un zenfero normale, non con quel bastone lì, perché cioè, non ho voglia di comprarlo, perché dopo devo cercare il posto di mettere anche il bastone, ecco. Così io questi li uso anche con gli Swiffer, li uso anche così per spolverare velocemente, che non occupa tanto spazio. Allora, poi vi voglio mostrare una new entry di casa. È quello che mettiamo qua all'ingresso, vi faccio vedere. Ed eccoci qua. E sono molto contenta di questo pezzo qua che abbiamo trovato in un magazzino di seconda mano praticamente. E ve lo faccio vedere a modo. Qua ci manca un pezzo che adesso lo facciamo restaurare da un falegname, che quel pezzo qua sopra era tutto rovinato. Vi dico la verità, stavo cercando una console da mettere qua in ingresso, però dopo l'abbiamo visto questa panerena qua, non so come chiamate voi. E l'abbiamo vista una decina di giorni fa e mi girava sempre in mente questa panerina qua, ci avevo sempre in... cioè, mi sono innamorata di questo pezzo qua, ecco. Questo giustamente è un pezzo di storia, non so se qualcuno lo sa, ma questo qua è una... fare il pane, ecco. Sicuramente non piacerà a tutti. Siamo andati anche in un negozio di mobili per sentire cosa costa una console e vi dico la verità, una console piccolina, proprio con tre piedi, abbiamo guardato
sul catalogo cosa potrebbe costare, costava su 600 euro. Perché infatti anche il signore che vende i mobili mi diceva: guarda, ormai i mobili in legno non li vuole più nessuno, no? E tutti comprano i mobili, sì, intrecciato, diciamo, ecco, diciamo la verità come stanno le cose. E queste cose qua non vanno più di moda, ma io vi consiglio comprare i mobili in legno e semmai pitturarli, che durano molto di più e sono molto più belle, ecco. Poi giustamente i gusti sono gusti, non... però io sono innamorata di questo pezzo qua di storia. Adesso lo diamo una bella pulita. Mi metto questi guanti qua perché dopo devo usare olio e i guanti dopo vanno buttati via, mi dispiace. Allora userò questi guanti. Thank you.
Notato che passando con questo olio qua sui mobili si accumula molto meno la polvere. Vi consiglio. Ah, usate i guanti usagette, guardate qua. Thank you.
ragazze, non ve l'ho ancora detto cosa ha costato quel mobiletto lì. Quel mobiletto lì abbiamo pagato 100 euro. Mi sa che il falegname costerà di più. Ecco, a me piace moltissimo. Non so se vi piace a voi, a me piace moltissimo. Mi piace la sua semplicità di quel mobile lì, proprio è bello. Niente ragazzi, con questo video io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!